Enrix, ti prego. Comunque la vita privata deve rimanere privata, Ilaria. Hai deciso di renderla pubblica? Cos'è successo tra voi due ragazzi? Assolutamente nulla. Ci ho mai visti? Ci ho mai visti te? Chi sei? Enrix. Io mi ricordo di un vostro incontro a San Siro. Vabbè, questo chi è? Web che lo scrive? Tra l'altro, io no. Da quello che so io c'è anche stato un limone. Inzaghi in panchina, sì. Perché non volete parlarne pubblicamente? Ma cosa devo dire? Non c'è stato nulla tra di noi. Parliamo della YouTuber League. Dov'è Ortelli? A proposito. Non lo so, qui mi puzza. Qui mi puzza. Comunque, chat, ripeto, serviva Ortelli. Insieme. Serviva Ortelli, ok, per la YouTuber League. Ma ovviamente Ortelli mi inviò un messaggio 10 minuti prima della trasmissione dicendo: arrivo a mezzanotte. Vabbè, quindi non ce ne frega un cazzo di Ortelli. Possiamo dire che non ce ne frega un cazzo di Ortelli. Quindi possiamo tranquillamente andare su Napoli, Juventus, YouTuber League, la finale di ritorno. Io non l'ho ancora vista, non so quanti di voi l'abbiano già vista, spero nessuno. Io no. Non l'ha vista nessuno. Mod, voglio che abbiate il dito avvelenato per tutti quelli che spoilerano, eh. Ma quindi facciamo pochi fenomeni. Evidentemente non seguite Fabio Di Mauro, un fenomeno. Posso dire una roba forte? Posso dirla? Di Mauro è più forte di Crispo. No, Di Mauro. Tecnicamente, Di Mauro è il più forte di tutti lì. Tecnicamente. Sai cosa ha fatto Di Mauro? Sai cosa ha fatto Di Mauro? E qui dentro. Vabbè, Augusto, sì, lui, però, onestamente, se non segui, allora segui la tua Lazio, segui i tuoi giocatori e non seguire il resto, non giudicare. Perché Di Mauro è oggettivamente, tecnicamente, il più forte di tutti. Probabilmente è un ragazzino che mentalmente non ha saputo gestire la pressione dello stadio di Scampia. Lo Scampia Stadium l'ha ucciso. Io ho letto in chat Di Marzio bomba sul Milan, però non sei come Faina, però se vede quali sono i cibi. Di Mauro si vede, no, non credo sia questa la bomba. Di Mauro è un Dybala di Serie C. Stesse parole che ha usato per Petagna. Faina con Petagna usa le stesse parole. Che è successo, Fenerix? Ma che sta facendo? State litigando? No, volevo dire Di Mauro è letteralmente Paolo Dybala in Serie C. È come Murici per Faina, la stessa cosa. No, ma qui è ignoranza, Ciccione, te lo dico. Tu non meriti di stare dentro all'album delle figurine. Io, Federico Marconi, lo denuncio, perché tu non ci devi stare lì, perché non porti rispetto a gente che scuda per quella maglia. Taggatemi chi mi prende sopra le figurine. Tra l'altro. Vabbè, questo si fa pubblicità da solo, dai. Alle figurine da cui poi non prenderà una lira, tra l'altro, quindi vabbè, lo faccio per il pubblico. Mi regali la tua figurina, cioè, la bomba è Luca Romero. Ce l'ho manco io. È quello che ti avevo detto prima. Secondo me Ciccio, che è successo? Che è successo? Luca Romero al Milan. Vabbè, adesso ne parliamo, adesso finiamo prima, questo. Comunque il tiro mi ha ricordato Ciro Napoli ieri sera. Questa grande città, eh. Madonna, Crispo. Oddio, Maradona. Mano. Mano, aspetta. Questa secondo me è mano netta, ragazzi. Come insulta. Guarda come insulta. Vediamo. Ma la parata, ragazzi. No, pancia. Bella. Minchia, il colpo di Mauro. Guarda che forte. Lui è Di Maria, la differenza che un italiano e un argentino. Ma che gol ha fatto? Se Di Mauro si fosse chiamato Di Maria. E tra l'altro, comunque il portiere della Juve ha fatto tanti miracoli. Minchia, ma mi sa. A quanto dura un tempo? È finito. Quindi sarà Juve Lazio la finalissima. Attenzione al Tusi. Ciccione giocherà la finalissima di YouTuber League. Ma a proposito di finalissime, mi è arrivata la notizia ufficiale. Federico Marconi ha proposto un nuovo acquisto per la Juventus. Abbiamo qui l'onore di presentarlo in live. Ringrazio e voglio presentarvi il nuovo attaccante per la Juventus della YouTuber League. Che non si vede. Oh, Gesù Cristo. Il coglione. Che fa bestemmia? Ma è tutto fatto? Ma è in botta?
Raga, mi ha fatto vedere, ma che condizioni sono questi Ortelli? Raga, ma che condizioni stava? Raga, ma cos'era, fumo o erba? Oh, raga, blobbatelo così, Ma un uomo, questo è il clip. Guarda come sta. Un uomo che ha un canale Twitch che non ha internet. Plasticato. Perché è dentro una porta di calcio? No, siamo... Eccolo, è tornato. Oh, ecco. Eccolo, direttore. No. C'è Augusto? Sì, troppo sì. E come andiamo? Come andiamo? Bene. Che ha fatto Milano, Augusto? Che ha fatto? Che non... Perso. Non ho ricevuto chiamate oggi. Non ho ricevuto messaggi. Perdonami, ma nemmeno nemmeno io quando come hai perso stai, le prime due. Come stai, Augusto? Ma tu non eri delle Giulia a Selcio. Come stai, Augusto? Da quando sei di Bologna? Che fine ha fatto da Tome, Augusto? Ma tranquillo, che noi non ci interessava questa oggi, non ti preoccupare. Umiliato. A due minuti dalla fine stavate già con la palla... Che la diceva, vabbè, dai, andiamo. Tecnico, salutami Melli, Augusto. Ma tu non eri di Reggio? Cesso. Sì, ma io. Cesso. Sì, però me l'ha fatta andare talmente intossicata. Sta a Milano, Augusto, per quanto voluto. Ma quanto stanno? Quanto stanno? Quanto mi soffri? Questa finisce come. Questa finisce come con la Lazio in campionato. Che poi non mi chiami più e sparisci per tre giorni, Sì, intanto oggi... Ma quanto stanno? Raccontateci di più, fateci capire. 2-1 per Milano. Ma là, che cazzo esulta Panciroli? Sta a vincere Milano. È un coglione. Allora, stanno 2-0, stanno 2-1 per Milano, perché nel basket praticamente gara 1 e gara 2 l'hanno giocata a Milano. E quindi diciamo che hanno fatto i galletti. Non puoi perderle tutte. Siete venuti in Emilia Romagna e Blebuschi, Augusto. E tra l'altro sei di Terracina e di Fimilano. Già ti fa capire il livello tuo. La storia non si insegna. 9 gennaio, data di nascita della Lazio e dell'Olimpia Milano. C'è un trade union che unisce queste due società. Comunque poi, oggi col 9 gennaio nasce Dan Peterson. Scusami, subito. Comunque oggi col Pogba, no, ma metti gli altri normali. Ah, un attimo di te. Aveva spoilerato tutto. Ah, sì? Live, ma pure quel coglione di Ciccione. Cioè, quel coglione di Ciccione sul 3-1 mi dice: ah, ma quindi devo chiamare Marconi per la finale. E detto, Ciccione, non abbiamo ancora finito il video, potresti evitare di spoilerare. Però, oh, calda, Andre. Bella? È stata bella? È stata una bella finale, ma poi fumogeni, cose, tifosi belli caldi.